Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e benvenuti a questa nuova puntata di Pro e Contro. La marcia di avvicinamento a WrestleMania procede inesorabile e tra cambi di titolo che nessuno voleva vedere e la paura che il coronavirus possa addirittura far cancellare l'edizione di quest'anno dello Showcase of the Immortals, eccoci arrivati ad Elimination Chamber. Solamente una settimana dopo Super Showdown. In questa rottura WrestleMania non c'è il tempo nemmeno di andare in bagno, non c'è un autogrill in cui fermarsi, non c'è più Fastlane. Anche se comunque quel senso di inutilità è riproposto molto bene col pay-per-view che vedremo questa notte. Quindi, senza perdere altro tempo, questi sono i fattori per i quali nutro interesse per WWE Elimination Chamber 2020. Elimination Chamber a coppie. Rimango scettico sul format di un Elimination Chamber a coppie. Penso che questo stile di Chamber si possa prestare bene solamente in un 3 contro 3, a mo' di Wargames per farvi capire. Tra l'altro, questa variante della stipulazione è sempre stata disponibile nei vari videogiochi della WWE, ma mai nella realtà. Ed è un peccato perché nel 2014 si sarebbe prestata benissimo per lo scontro tra la Wyatt Family e lo Shield. Ma rimanendo sul match che vedremo questa sera, ripeto, rimango scettico sul format di una chamber a coppie, però i nomi coinvolti sono di ottimo livello e potrebbe uscirne qualcosa di veramente carino, anzi, qualcosa che potrà anche andare oltre le nostre aspettative. Ci sono The Miz e John Morrison, gli Usos, il New Day, tutti ottimi tag team, senza però tralasciare gli altri nomi coinvolti. I Lucha House Party contribuiranno con la loro velocità e le loro acrobazie. Rude e Ziggler sono due ottimi worker capaci di lavorare praticamente con chiunque e gli Heavy Machinery entrano in questa chamber con il vento in poppa dopo l'ottima prestazione nel Gauntlet Match di SmackDown. Tutto dipenderà dal fatto se riusciranno o meno ad organizzare bene questa chamber a coppie, ma se ci riusciranno, penso che ci si potrà divertire. Aleister Black contro AJ Styles. Questo match è solamente un pretesto, per tutta la sua durata non faremo altro che chiederci: ma quando arriverà Undertaker per costare la vittoria al fenomenale? Però, sino a quel momento, un momento che sappiamo bene tutti che arriverà, potrebbe essere molto buono. Sicuramente Styles non sparerà ora tutte le sue cartucce, appena tornato da un infortunio alla spalla e con il match col Deadman a WrestleMania dietro l'angolo. Però voglio premiarlo perché già si arriva con l'interesse basso a questo pay-per-view e questo è uno dei pochi incontri che sulla card riesce ad interessarmi. Per come è stato gestito il mini Gauntlet Match di Raw in cui Aleister Black ha dovuto affrontare prima Karl Anderson e poi Luke Gallows per poi affrontare AJ Styles, ho genuinamente voglia di vedere uno scontro tra i due ad armi pari in pay-per-view. Daniel Bryan contro Drew Gulak. Se in questo match ci fosse in palio il titolo dei pesi leggeri, sarebbe sicuramente confinato nel kick-off, ma se gli lasceranno le dovute libertà, questo può essere lo show stealer della serata. Non andranno avanti per 20 minuti, lo so benissimo, ma almeno 10 minuti, vi prego. Nell'ultimo periodo ho parlato molto male di SmackDown, ma questo angle lo trovo particolarmente ben riuscito. Mi ha fatto molto piacere vedere atleti di terza fascia andare contro l'American Dragon. Per tutti loro è stato un modo per ottenere spazio televisivo andando ad affrontare un lottatore esperto ed affermato come Daniel Bryan. Poi non so voi, ma personalmente continuo ad apprezzare tantissimo Gulak, che dice di aver scovato queste fantomatiche 163 debolezze nel moveset e nell'arsenale di Daniel Bryan. Quanta precisione! Storia molto semplice che vede coinvolti dei lottatori che, se potranno esprimersi al meglio, sono certo potranno offrirci un gran bell'incontro. Pur restando nei confini, nei limiti di quello che deve essere, ossia una storia marginale. Ma ogni medaglia ha due facce e per ogni pro c'è un contro. Questi sono i fattori per i quali non nutro interesse per WWE Elimination Chamber 2020. Elimination Chamber femminile. Perché dopo che la Baszler ha letteralmente morso il collo di Becky Lynch, ci sono ancora dei dubbi su chi sarà l'avversaria di The Man a WrestleMania? Dai, pure quando c'è stata la firma del contratto tra le sei partecipanti, Becky si è presentata giusto per farla pagare a scena, le altre cinque non le ha minimamente calcolate. In fase di costruzione non c'è stato il minimo impegno nel rendere questa chamber un minimo interessante, e con le altre cinque partecipanti hanno fatto un lavoro pessimo. Asuka viene da ben due sconfitte contro Becky Lynch, Natalia, boh, passava di lì per caso, mentre invece l'implosione della Riot Squad è bocciata su tutta la linea.
cosa ha fatto scattare il litigio in queste tre ragazze? Perché Sara Logan sembra anche lei passar di lì per caso? Non ci è stato detto niente per interessarci, non dico a tutte e tre, ma almeno ad una delle tre. In generale non trovo l'utilità di fare un'intera chamber per mettere in chiaro che la regina di picche affronterà The Man a WrestleMania. Non ne trovo il senso arrivati a questo punto, ed è un vero peccato vedere che la stipulazione che dà il nome all'omonimo pay-per-view venga ridotta ad una questione così marginale. Braun Strowman contro Shinsuke Nakamura, Cesaro e Sami Zayn. I discorsi sulla bravura tecnica dei lottatori sono sempre molto relativi, non è un crimine contro natura perdere contro qualcuno, magari anche di meno talentuoso, in un combattimento predeterminato. Però è più forte di me, vedere tre wrestler del calibro di Nakamura, Cesaro e Zayn venir distrutti in un 3 contro 1 da Braun Strowman mi fa male al cuore. Non che questa alleanza internazionale sia destinata a cose più importanti a SmackDown, che sia in gruppo o in singolo. Però, ribadisco, vedere i tre distrutti dal mostro che cammina tra gli uomini so già ora che mi farà provare un forte senso di tristezza. Poi dubito che sarà un incontro chissà quanto equilibrato. Dopo i primi momenti di difficoltà sono certo che Strowman si sbarazzerà dei tre senza troppa fatica. Gli Street Profits contro Seth Rollins e Murphy. Mi spiace inserirli nei contro dopo che per Super Showdown li misi nei pro, ma è proprio questo il problema. È lo stesso identico incontro che nel giro di 10 giorni abbiamo già visto tre volte. Far perdere le cinture al Messia e al Discepolo in favore degli Street Profits a Raw è stato comunque un bel momento, ma ribadisco quanto detto negli ultimi report fatti sullo show rosso per gli abbonati al canale, ossia che questa faida tra fazioni di Seth Rollins e Kevin Owens necessita di una scossa ben più importante di questa. Non ci resta che attendere fino a che il Messia e il Prize Fighter si affronteranno in un match uno contro uno a WrestleMania. Andrade contro Humberto Carrillo. Sarà sicuramente un buonissimo incontro, non lo metto in dubbio, ma mi chiedo io, perché diavolo Carrillo ha ottenuto l'ennesimo incontro titolato dopo che ha perso almeno 73 incontri contro Andrade? Senza contare poi che ha anche perso tutti i match in singolo contro il cugino Angel Garza. Il problema di Carrillo è proprio questo, e capisco le persone che proprio non riescono a farselo piacere. Non può piacere se perde sistematicamente ogni incontro. Il pubblico non potrà mai sperare che uno diventi campione così, a buffo, dal giorno alla notte. E proprio perché ha perso sempre, penso che questa sera potrebbe starci un cambio di titolo così all'improvviso. Per la legge dei grandi numeri, Carrillo almeno un incontro dovrà vincerlo prima o poi. E se ciò dovesse succedere, ribadisco, non può andare over perdendo ogni incontro diventando poi campione all'improvviso. Ma i titoli mondiali? Brock Lesnar è già proiettato a WrestleMania dove affronterà Drew McIntyre, ok, va bene, ma Goldberg e Roman Reigns non si sono visti nemmeno nell'ultima puntata di SmackDown. E meno male che il loro doveva essere l'incontro principale con cui promuovere, pubblicizzare e vendere questa WrestleMania. Ridendo e scherzando, in questa Elimination Chamber non verrà difeso nessuno dei due titoli mondiali, abbassando di conseguenza l'interesse legato all'evento. Potreste giustamente dirmi che i due campioni hanno già i loro match annunciati per WrestleMania. Va bene, ma dicendomi così, capite e comprendete l'inutilità di questo pay-per-view Elimination Chamber? Quindi, in sostanza, c'è da attendere con impazienza WWE Elimination Chamber 2020? Purtroppo no. È chiaro che avremmo dovuto vedere una chamber maschile con in palio lo status di number one contender al titolo universale, altrimenti Sheamus che si era iscritto a fare. Ma avendo cambiato i piani in corsa ci troviamo con un evento dall'importanza e dai nomi coinvolti di medio barra basso livello. Non per mancare di rispetto a Drew Gulak, ma dalla scorsa estate questo è il primo pay-per-view a cui prende parte, e quando era campione dei pesi leggeri lo faceva nel kick-off. Vedremo se dar spazio a storie e personaggi meno importanti gioverà alla qualità del lottato. Tuttavia, ribadisco, a livello di importanza, di interesse, questa Elimination Chamber è davvero sotto i piedi. Voi invece con quanta impazienza attendete questa Elimination Chamber? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Però c'è un lato positivo, il pay-per-view inizierà un'ora prima rispetto al solito e potremo seguirlo tutti assieme con la consueta live reaction. Ci daremo sostegno morale a vicenda nella speranza, quantomeno, di passare una bella serata in compagnia. L'appuntamento è fissato per stasera, su questo canale, alle 23, per la diretta di Elimination Chamber. Quindi, se vorrete seguire il pay-per-view in compagnia mia e di Michael, sapete cosa fare.
Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Buon Elimination Chamber a tutti!